margherite dipinte con un pennello particolare. Utilizzerò della carta nera presa da questo blocco da disegno. Se siete interessati vi lascio il link in descrizione. Prendete un pennello tondo e spelacchiato. Intingetelo nel rosa fluorescente e poi nel color marrone terra di Siena, picchiettando sulla tavolozza. Adesso, sempre picchiettando, realizzate un anello ovale sulla carta, nel luogo dove volete che siano le vostre margherite. Poi fate lo stesso prendendo solo il giallo e stando attenti a fare la parte superiore dell'anello. Infine, solo col bianco. Da un astuccio di pennelli per il trucco prelevo il pennello che mi servirà per dipingere le margherite. Eccolo qui. Prendo il bianco e il giallo senza mischiarli troppo. Con questi colori vado a posare dei petali intorno all'anello che avevo realizzato precedentemente. In questo modo il colore sfumerà intorno all'anello centrale, dando l'effetto di profondità. Se il movimento fosse al contrario, questo effetto non l'avremmo, perché nel punto dove si posa il pennello c'è più colore chiaro rispetto al momento in cui il pennello si alza. Girate tutto intorno all'anello centrale, ricordandovi che i petali che si fanno nella parte superiore di solito sono più corti, data la posizione del fiore. Per essere tutti della stessa lunghezza, il fiore deve essere in posizione centrale, quindi l'anello non sarebbe dovuto essere ovale, ma perfettamente tondo. Quindi ricordatevi che se volete fare dei fiori frontali, dovete fare un anello tondo. Ho dipinto un altro anello e sto mettendo altri petali e così continuerò fino a che non avrò posizionato tutte le margherite. Se non siete in grado di lavorare a mano libera, avete bisogno di disegnare, vi ricordo che ho pubblicato diversi album e ci sono alcuni che contengono fiori di margherite. Vi consiglio di andare a cliccare sui link che vi lascio qui sotto in descrizione. Sto proseguendo facendo un altro anello, ma questa volta attenzione perché ha una forma diversa in quanto il fiore è visto di profilo. È una forma a fuso con un leggero incavo centrale più scuro. Se sei interessato a video con soggetti più complessi o su altri supporti, puoi andare sul mio primo canale, L'arte a modo mio. Troverai ben 300 video con le tecniche più disparate. Osservate come sto realizzando la margherita che si trova di profilo. Fate attenzione alla margherita che realizzerò adesso perché ha una posizione e una forma molto particolari. Prima dipingo i petali, poi picchietto con il rosa. Infine aggiungo i petali mancanti, ma guardate in che posizione si trovano. Danno l'impressione che la margherita sia appesa a testa in giù. Con 3 o 4 pennellate si può realizzare un bocciolo. Mettiamo prima una macchia rosa al centro e poi ci giriamo intorno con pochi petali. Alcuni petali della mia composizione verranno ripassati con un colore più chiaro o più scuro a seconda se li considero più in luce o meno in luce. Ho aggiunto un verde permanente chiaro per fare le foglie e gli steli. Le foglie avranno un colore piuttosto chiaro, bianco, giallo e verde permanente chiaro, in modo da farle brillare sulla carta nera. Se ti piacciono i miei video, mettimi un like, iscriviti al canale e condividili, in modo tale che potrai aiutare qualcun altro che vuole imparare a dipingere a trovarli. Come avete visto, questa composizione è molto semplice da realizzare e richiede pochissima attrezzatura e materiale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una serena giornata.